Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e forse sapete che ho anche un canale per insegnare l'inglese che si chiama Bringlese, iscrivetevi. Ma oggi non siamo su quel canale, infatti siamo su Briller. Ma mi andava di insegnare una cosa e non sto per insegnare l'inglese, sto per insegnare l'italiano. E so che questa cosa sembra stranissima perché, come potete sentire dalla mia voce, non sono un italiano, sono americano e ho imparato l'italiano in modo scolastico con i libri. Voi non l'avete imparato in questa maniera, invece l'avete imparato tipo solo sentendolo da bambini, crescendo e sempre sentendo l'italiano, quindi lo sapete parlare benissimo e lo capite benissimo. Però sono sicuro che sarete d'accordo con me che ci sono tantissimi italiani che fanno un sacco di errori in italiano quando stanno scrivendo l'italiano. E penso che questa cosa sia normale nelle lingue. Ci sono tantissimi americani che fanno tanti errori, io incluso, quando sto essendo pigro, quando sto scrivendo. Ma tipo your, there. Questi errori succedono. Ma oggi volevo parlare degli errori che fate voi in italiano ogni tanto e non tutti lo fate. Quindi non mi va di essere il saputello, quindi ovviamente vi sto dicendo adesso che non sono bravissimo con l'italiano e ho un accento, forse direste del cazzo. Ma comunque ragazzi, questo video va condiviso con chi fa questi errori, quindi se conosci qualcuno che fa uno o due o tre degli errori che sto per elencare, per favore condividete questo video con lui. Detto ciò, possiamo iniziare con gli errori comuni che gli italiani fanno. Allora, il primo è questa cosa, lo so che vi dà tantissimo fastidio se non sapete la regola, ma quando stiamo parlando di qual è, non c'è bisogno dell'apostrofo, bensì lo spazio tra queste due parole, perché qual è sono due parole. Ho imparato che nell'italiano se una parola finisce con L, M, N o R, la parola può finire con quella parola, tipo andar, a lavorar. Non devi dire andare, quindi quale non deve essere quale, può essere qual spazio è con l'accento sul E. Avete capito? Ok, andiamo al secondo. Allora ragazzi, il secondo errore molto comune è togliere quella H quando stiamo usando il verbo avere. Ad esempio tipo cosa hai fatto, e dicono tipo C-O-S apostrofo A-I fatto. Senza l'H, vi ricordo che c'è l'H quando coniugate il verbo avere. E parlando della stessa cosa, quando usiamo la parola o come oppure, non c'è l'H. Quindi per avere c'è l'H, e quando stiamo dicendo o, tipo oppure, non c'è l'H. Sareste sorpresi quanti italiani fanno questo errore. Allora, il terzo errore è dire entrambi ragazze, ovvero usare la parola entrambi al maschile quando stiamo parlando di due cose femmine. Ad esempio, due ragazze, non si dice entrambi ragazze, si dice entrambe ragazze. La parola entrambe con la E come ultima vocale esiste, vuol dire both, due cose che sono entrambe femmine. Se c'è un ragazzo e una ragazza sarebbe entrambi ragazzi. Come sapete, queste cose non ve lo devo spiegare, ma ho visto tanto spesso entrambi con due cose femmine, quindi pensateci. Allora, il quarto errore è tipo come si scrivere cioè, tipo c'è, tipo c-i-o-e con la cosa. Però spesso fate solo tipo c-e, o se stiamo parlando di cielo e c-e e basta, tipo c'è lo, è solo C-E spazio L apostrofo H-O. Questa cosa è molto confondente, penso, per voi. Però quando stiamo parlando di tipo ah, c'è una cosa lì, è C apostrofo E con la cosa, come chiamate quella cosa? Tipo un accento sopra la I, sopra la E. Quindi può essere difficile tipo distinguere queste tre versioni di cioè o c'è, però adesso lo capite. Il quinto errore è tipo mettere la I o non mettere la I dopo una C, ad esempio cello o valigie o scienza. Spesso vedo scritto tipo scienza senza la I o valigie senza la I, oppure tipo cello senza la I,
quindi è difficile capire quando si deve mettere la I dopo la C o la G in italiano, quindi questa cosa è comprensibile, ma vi sto solo dicendo di farci un po' di attenzione. Allora ragazzi, il sesto e ultimo errore che fate abbastanza spesso, e questo è molto sottile e difficile, è quando aggiungete tipo la D dopo una vocale tipo ed è stato, questo va benissimo. Però quando la vocale è diverso, tipo ed alla, non va bene perché e a sono vocali diverse, quindi non c'è bisogno della D. C'è bisogno della D soltanto quando è la stessa esatta vocale, tipo e a a. Tipo, sono andato ad una festa, non si dice perché A e U sono vocali diverse. C'è una città americana che si chiama Albany, quindi se diciamo sono andata a Albany, c'è bisogno della D perché A e A sono la stessa vocale, quindi sono andato ad Albany. Ma se stiamo dicendo tipo E A, non è ed A, perché e A sono vocali diverse, avete capito? Penso di sì. Ah, scusatemi ragazzi, c'è un settimo e ultimo a cui ho pensato adesso. Il congiuntivo, perché la maggior parte di voi mi dite: Brian, lo sai tu il congiuntivo molto meglio di tantissimi italiani, quindi cioè imparate un po' il congiuntivo. E se io non fossi mai andato in Italia non l'avrei imparato, però voi siete in Italia tutti i giorni, quindi lo potete imparare, vi prego. Ok ragazzi, condividete questo video con chi ne ha bisogno, è stato un piacere, sono molto contento, non vi offendere. E per farvi sentire un po' meglio, so che io non sono un italiano e probabilmente ho fatto un sacco di errori me stesso in questo video, quindi elencatemi tutti gli errori che ho fatto io in questo video, e se vedo il commento metterò un bel like su quel tuo commento. Ragazzi, è stato un piacere, ci vedremo alla prossima. Sono Brian dicendo peace.